Monica Podlogar. She has a personal best of 1.90, un personale di 1.90, dall'Australia, Erin Show. E anche per la sorella, come ci sono problemi? Sull'1 è 72. La Monica Podloga. Dico le proiezioni dei salti 1,72, 1,76, 80, 1,84, 87, 90, 93,
96, 99 e 201. Infatti ci spostiamo, alziamo la decina di 4 cm, andiamo sull'1,76. That's the bar 8. The next one, 176. Then we have a 180, 184, 187, 190, 93, 96, 99, 201. That's the bar 8. E nuovamente al salto. Marta. Ancora. Thank you.
Carcascia al secondo tentativo, supera l'asticella a 1,76, quindi Wilson rimane in fianco alla telemonica Bocco-Gare. Anche lei il secondo tentativo, 7% for the Slovenian, 1,76. La signora Zenfial, secondo te, ne rimane uno per Monica. Quest'anno 1,80 il suo miglior risultato stagionale. Con un best 1,82. Vediamo slow motion delle rocche dell'artista sloveno. Abbiamo sempre avuto pieno di jump atleti sloveni, anche di buon livello. Quindi per Monica, the last chance, the third jam, the third attempt. Buone pici, che peccato per Monica Pondoria, avete visto una rincorsa molto corta e una scelta che purtroppo è fuori. Facciamo un applauso a Monica Pondoria, grazie. Rivediamo slow motion della gara al terzo salto, eccolo qui, lo vediamo proprio in questo momento, che è stata un po' sfortunata. Alziamo la sticella, andiamo a 1,80 one point in. The next part is per Marta Morara. Atletica Lugo. Salto per Marta.
questi anni ha avuto ottimi risultati nelle categorie anche giovanili, sia a livello nazionale che a livello internazionale. E a proposito di atleti giovani, Erin Show. Finisce il primo tentativo, Erin Show con l'andamento in gara, la giovanissima compagna di squadra della campionessa del mondo Eleanor Patterson, che vedremo da quale altezza deciderà iniziare la gara. E attenzione che ora avremo al primo salto Irina Garshenko, la fortissima atleta classe 95 ucraina. Ci ha perso una testa di 2 metri, in quest'anno ha già realizzato un salto di 1,97. It's all there, that's the time of the train. Yes, sir. Elena Cech.
viene data la nomina. Detiene la seconda prestazione italiana di sempre nel salto in alto femminile alle spalle della privatista Antonietta Di Mamantino. Andiamo avanti mentre scena l'altra della giovane Lia Apostolowski, Regni Giugiano. E lì bisogna congratulazione per il successo del first attempt senza problemi perché la classe 2000 della giovane Lia Apostolowski, che ricordiamo c'ha un terzo, ma dal 1,92, vediamo la slow motion, rimaniamo sempre sulla stessa altezza per il secondo tentativo e rimanda Morara. Sull'ultimo tentativo nei 180 centimetri e per proseguire l'ultimo jump vediamo era fatta però peccato per Marta attesa l'ultimo tentativo. She's ready to show the second attempt for the Aussie and the 1.80. Alla prossima altezza.
184, 1,84. Come la proiezione, come la programma. Il ricordo successivo è 1,87, 99, 2,01. That's Erin Show. She will be the first jumper on the first athlete in the attempt 1.84. 1.84, la giovane atleta australiana, classe 2004. Al primo tentativo, first attempt. 1.84. Wow, congratulations, that's a really ending in the first attempt at Rabagara 1.84. Al primo tentativo ci riesce, anche senza problemi, è in show che per il momento è l'unica atleta che ha scelto di saltare dalla corsia dal corridoio di sinistra. And she's ready, Irina Gerashenko. For the arena first attempt, and this hits 1.84. No problem in the first attempt, neanche per la forte atleta ucraina non ci sono problemi. A 1.84 al primo tentativo, come vediamo nella slow motion here on monitor, and she's got it, green light for Irina. And now let's turn to watch the first attempt of Eleanor Patterson. Momento della campionessa del mondo, il primo tentativo dell'australiana, numero 84. Tanta potenza anche in questo salto, signore e signori, tanta potenza da quelle gambe, vediamo proprio qui lo stacco e la chiusura per la campionessa del mondo a 1,84. That's the turn for Maria Vukovic. She's ready. From Montenegro, Maria Vukovic, the first attempt. La vedremo al secondo tentativo. E il turno di Elena va a notificare
anche per il primo tentativo a 1.84. Il primo tentativo alla tenta solena. La rivedremo poi al secondo salto. Concentrata Maria Vukovic al suo secondo tentativo. Tante medaglie ai mondiali giovanili, una grande esperienza a livello internazionale, ottimi risultati in una carriera. Si è accorto che si vede il campo. Presente qui Maria Popovic da Montenegro al secondo tentativo 1.84. Come on Maria, Maria Vukovic c'è prima di gara, la forte artista Montepellegrina, ora il turno del secondo tentativo per la Slovenia Bosolowski, Lia, and that's your turn in a second attempt. Bravissima Lia, rimanicata Lia Apostolossi, quel gorrillo ha toccato la sticella che è rimasta per sua fortuna. E su, non è caduta, rivediamo la slow motion del secondo tentativo della Slovena, eccolo qui. Vincente, quindi luce verde anche per lei. La rivedremo ai 187 centimetri. Qui con l'allenatore che si parlano dopo ogni salto, si sale e si va a 1.87. Con Air Show on the left corridor.
from Australia. Under 20 here in the wooden jump. She's ready to jump. 1.87, first attempt. Ripetativo, siamo a 1.87. Young team for Erin, and the first attempt failed. Lisce il primo tentativo della giovane atleta australiana. Ecco, li vediamo proprio in questo momento da Gore. Allo stacco. Anche lei controlla il replay. E poi i consigli, sempre preziosi, del proprio tecnico, che abbiamo già ringraziato, i coach, i tecnici di altissimo livello presenti questo pomeriggio qui alla palla RSB Udine per l'Udine Jump. È pronta al primo tentativo, ora in riascendo. It's a green light for you in the first attempt of 1.87 for these top athletes. You can see here the slow motion. And here we go. See you in the next phase. That will be 1.9. Già concentrata alla prossima pezza di 1.90. Atleta ucraina. Elena Patterson, that's your turn in the first attempt. È pronta la capirista del mondo, la prima di 1.87. Primo salto fallito per Eleanor Patterson, in realtà il secondo nei tentativi dall'inizio della gara, quindi siamo 1.87, ne ha ancora due, quindi studierà i piccoli errori, ovviamente non ripeterli al secondo tentativo, e vedremo un po' come si comporterà il primo salto su questa altezza. Maria Vukovic è già pronta. Azzurra, Pastio.
c'è, semaforo verde a 1,87 per Ella Valentina. Lia Pastanowski, first attempt for the Slovenian. Parisi al primo tentativo, Lia. Ecco che si sta preparando per il suo secondo tentativo, la giovane australiana Erin Show. C'è adesso un collega di sinistra per lei. Vediamo l'unica atleta che è salta dalla parte sinistra. Al secondo tentativo rimane in gara, altezza 1,87, quindi green light di fianco a Spagna, is on wings. The teammates of the world champion Brianna Lord Patterson at the second attempt, che deve essere data pronta al suo secondo tentativo.
Peccato anche per Elia in questo secondo tentativo che ora vedremo sul monitor. È l'errore della Slovena, eccolo qui. Una buona partenza, uno stacco. È l'errore. With the red lines, one more attempt for the Slovenia. Lia Postelowski è concentratissima perché è l'ultima chance. Qui è l'ultimo jump di rimanere in gara. È Eleanor Patterson. Ricordiamo il suo personal best, è un 2-0-2. Concentratissima. Abbiamo visto grande potenza dalle sue gambe, esperienza. Ancora tanta potenza su quelle gambe, via si decolla. Take off for the Aussie. And the only jump continues for the world champion. Continua quindi la gara perché la campionessa è ridata. E forza, forza Maria. Vogliamo anche Maria in gara e al suo tentativo. A 1,87 nella forte atleta montenegrina. Come on Maria! Questo grande salto, lei tante medaglie ai mondiali giovanili, questa atleta, e Udine saluta con un grande applauso Maria Bogovic. Happy to be here, thanks a lot. This is talent in the ladies roster, the race goes on. Lia, forza Lia, la Postolowski, the last attempt for you. Anche per l'ultimo tentativo. Che peccato anche per Lia, c'era quasi, l'abbiamo visto, Lia Postolowski deve abbandonare anche lei all'altezza di 1,97. Thank you Lia Postolowski to be here in the fifth edition of Rudy Jump. L'asticella ora si sposterà a 1,90. Aspetto che mi porti là. Guarda, 1.90. The next bar hits Erin Cho, Irina Galashenko, Eleanor Patterson, Elena Vallortigara. Questa è l'atleta in gara. And Erin is ready for the first attempt in 1.90.
Ricordo al gentile pubblico che è aperto il baratro sopra le tribune, sopra gli spalti, e all'ingresso c'è anche un distributore di acqua, se desiderate. È pronta? Il show. Dice il primo tentativo, la giovane atleta australiana, Red Line of the first attempt for the young Australian jumper for a show. Ed ora si sta già preparando Irina Gerashenko, for the first attempt. Vedremo un po'. La performance della forte atleta ucraina. Alla prima tentativa, sull'1,90. Il salto era molto buono, deve essere positivo già al primo tentativo per Irina, e quindi che la rivedremo al secondo tentativo. Ecco che osserva anche lei la sua performance al primo salto. Eleanor Patterson, that's your turn in the first attempt. È pronta l'australiana, al primo tentativo anche per lei. La fortissima atleta australiana che in questa stagione c'ha proprio un best di 1,87, quindi se dovesse superare il 1,90 diciamo che direbbe qui a Udine ad oggi fare il suo best stagionale. Ed è turno di Elena al primo tentativo. Anche Irina, ricordiamoci, ha un best stagionale di 1,87, quindi questa altezza di 1,90 è molto importante per queste fortissime atlete, capire anche la condizione, riuscire magari qui a Udine a fare il personal best della stagione in corso 2022-2023. E ora vedremo un po' il secondo tentativo di Erin Show, la giovane atleta australiana che quest'anno ha già raggiunto il 1,90
bravissima, vedete, molto sicura di sé, quindi possiamo dire che la seconda volta di stagione supera la sticella a 1,90 questo talento della scuola australiana. La fortissima atleta ucraina che continua quindi nella gara dopo aver superato, così come la giovane australiana, l'altezza di 1,90. Vediamo il giovanissimo salto con la sua motion. Oderina, brava, brava. 1,9. Green Moments. Ecco che si osserva ancora una volta. Quindi la gara per lei prosegue. Come on, Eleanor. All the public are all the days for you. Cigarettes and fun timing. Direzione Australia per Elena Patterson al secondo tentativo, grande salto che lo ricordiamo ora volentieri nel replay per la campionessa del mondo. Brava, brava, Elena. In gara. Forza Elena! Per Elena che ora deve rimanere concentrata perché è l'ultimo tentativo sul metro e 90 per l'azzurra per proseguire l'ultimo jump. La gara femminile, ricordo, iniziata alle ore 16, poi alla sera inizierà alle ore 18 con un altrettanto roster di grandi grandi campioni a confermare la tradizione dell'ultimo jump. L'idea di Alessandro Talotti insieme a Massimo Di Giorgio, ricordiamo, il professor Mario Gasparetto, con il supporto di importantissime associazioni sportive di Udine e del Friuli, ricordiamo i primis dell'ASD, proprio Udine e Giampa, che organizza questo importantissimo e più importante per quanto riguarda la stagione della Lidorra nazionale, che è uno dei più importanti a livello internazionale. Quindi grazie al presidente Massimo Patriarca, che è qui con noi, presidente in Jump, la S di Libertas, il CONI, il Venezia Giulia, per quanto riguarda la parte anche organizzativa. 5 edizioni che hanno visto veramente i migliori atleti, i migliori artisti in campo femminile e maschile, gareggiare qui a Udine, alla Palermes. Senza dimenticarci di ringraziare anche i tanti e volontari, e poi l'abbiamo già fatto, lo faremo anche nel corso del pomeriggio, abbiamo anche tantissimi allenatori, anche friulani, qui, ospiti, senza contare i coach internazionali di altissimo livello con esperienza olimpica mondiale. Come on Elena, forza! Forza Elena!
Toscana, non ha voluto mancare qui oggi 9 febbraio. La sua presenza assolutamente prestigiosissima qui a Lodigia, un vero peccato questo terzo tentativo per Elena, cui auguriamo ovviamente una grande proseguo di stagione. L'asticella si alza di 3 cm, 1,93. Three centimeters on. Higher the bar, 1.93. Three racers left, ladies and gentlemen. Enzo Australia, Irina Gerashenko, Ukraine, Eleanor Patterson, Australia. Queste le tre atlete rimaste in gara. Erin is ready for the first attempt, 1.93. Fallisce il primo tentativo, la giovane precozza di attenzione che c'è un prossimo al mese di 1,90, quindi dovesse riuscire a 1,93, la Udine avrà il suo prossimo al mese, assolutamente, quindi occhi puntati sulla giovane artista Anderlecht australiana. Ora il turno di Irina Gerashenko al primo tentativo. Ha iniziato bene la stagione, vi ricordo che ha un personale in questa stagione appunto di 1,97. Quindi attenzione, attenzione Irina. Beware of the Spring Carnival Champion. Irina, season at best, 1.97. L'atleta ucraina, attenzione, sarà molto concentrata al secondo salto, vedete come si guarda nel replay, nella slow motion, per capire dove c'è l'errore, dove poter rimediare. Ora attenzione, Eleanor Patterson al suo primo tentativo. Si è già migliorata in questa stagione proprio qui a Udine. Quindi c'è già un dato statistico che parte qui da Udine Jump per la campionessa del mondo. Al primo tentativo 1,93. Diciamo a entrare in quel range di altezze che fanno curriculum, come si suol dire, fanno statistica. A
Al secondo tentativo quindi Erin, second attempt for Erin Show. Che ha già eguagliato il suo best stagionale con 1,90. Red light in the second attempt for Erin. Lui da fare anche in questo secondo tentativo. È la giovane australiana. Ora vedremo Irina, la via Vashenko, determinata più che mai, la vediamo molto concentrata nell'affrontare il secondo tentativo a 1,93. È in grande forma in questa parte di stagione. L'atleta ucraina in questa edizione abbiamo sempre avuto ottimi atleti ucraini anche in campo maschile, e sarà qui con noi con la 18, anche vincitore dell'Udigiano 2021, Andriy Proshenko. Attenzione a Irina, attenzione a Irina. Al secondo tentativo non ce l'ha fatta, altezza importante, 1,93. Ora vedremo se ci sarà l'immediata replica di Eleanor Patterson. Grande potenza in quelle gambe, l'abbiamo visto nei salti precedenti. L'altezza comincia a essere impegnativa per tutte. Eleanor lo sa, lei che ha la medaglia d'oro in gara al collo. Qui è Udigiano, second attempt for Eleanor. Nell'Udigiano 2023 all'altezza di 193 centimetri. The last shot for Erin. Come on, Erin, you got it, absolutely. Erin Show, terzo tentativo per l'altra australiana.
e appunto perché poi Felicia Bella, grazie del Dio. E adesso, comunque, grande talento qui a Udine, ne sentiremo sicuramente parlare. Thank you to be here, Aaron Show, in Udine. Vi ricordo che 1,96 è il minimo per quanto riguarda i campionati europei, quindi andiamo ad altezze molto molto importanti e anche per i mondiali junior outdoor assoluti, assoluti anche, quindi attenzione, siamo al minimo 1,96 e sono due grandissime atlete a gareggiare. Vedremo poi il primo tentativo. Ricordo gli europei si svolgeranno in marzo a Istanbul, in Turchia, i mondiali in Ungheria, Budapest, agosto, due grandi appuntamenti dell'atletica, the European Championship in Istanbul, March 2023, and the World Championship in Budapest, Hungary, in the month of August of this year. Everything is ready for the first attempt.
Are we reading 1.96? Credo che quest'anno c'ha un best di 1.97. Fortissima anche le campagne. Luce Rossa, primo tenente di Coppa Divina. Vediamo un po' come risponderà Eleanor Patterson al suo primo tentativo. Il suo miglior best stagionale realizzato pochi minuti fa prima a Udine. 1.93 per la campionessa di Milano. Ora il primo tentativo 1.96, first attempt 1.96. Parte il minuto e 30 in questo momento, il tempo per eseguire il salto ed è pronta Irina al secondo tentativo 1.96. Anche il secondo tentativo di Irina e rimane solo uno nell'attesa ovviamente di Eleanor Patterson che affronterà il secondo tentativo sapendo che la competitor ne ha già sbagliati due.
il secondo tentativo di Lenore, quindi Caramelwell rimane ancora con Sato all'altezza di 1,96. Open athletes remains the last jump on this eight with the bar 1.96. Termine della gara maschile che inizierà alle ore 18.